Amici di The New Retail, benvenuti da Uniero Portello, il punto vendita inaugurato dalla catena giusto un anno fa sotto la partnership con Finiper. Oggi siamo qui per parlare di servizio offerto alla clientela. Lo facciamo con Giuseppe Gianni, direttore del punto vendita. Ciao Giuseppe. Ciao Manuela. Tutto bene? Tutto bene, tu? Sì, tutto bene, grazie. Allora, scusate per le mascherine, ma il negozio è aperto, la clientela è dentro per effettuare i propri acquisti e per chiedere informazioni, quindi noi rispettiamo quelle che sono le vigenti normative anti-Covid del negozio. Giuseppe, partiamo col dire che giusto un anno fa Uniero ha implementato alcuni servizi volti a offrire un servizio sempre più personalizzato alla clientela. Ce ne puoi parlare? Sì, sì, assolutamente. Diciamo che sono contento di appartenere a un'azienda che è partita prima degli altri nel razionalizzare gli afflussi, prima addirittura di PCM, cose di questo tipo che li hanno poi in seguito canalizzati. Noi abbiamo creato già una figura che è lo steward, sì, che è quello che all'ingresso ti accoglie, che non, certo, non è un dipendente esterno, è proprio un dipendente interno che in un certo senso indirizza proprio la clientela su tutti i tipi di esigenze che ha. Come quando sono entrata, che mi ha fatto igienizzare le mani, perfetto, misurato la temperatura, perfetto, e chiesto che cosa... Sì, ok, perfetto. Ottimo. Allora ha fatto il suo lavoro. Decisamente. Diciamo che la cosa bella è che è provvisto di un tablet, sì, dove con questo tablet riesce appunto a gestire tutti tante cose. Il flusso appunto della clientela e stopparla nel caso in cui si dovesse raggiungere un numero eccessivo di presenze in negozio, perché c'è una capienza massima. Sì, c'è una capienza che varia in base alla metratura dei negozi. Okay. In questo caso sono circa 50 persone, nei negozi più grandi posso arrivare anche a 100, 150, certo, o di più. E la cosa bella è che ferma la clientela, poi si mette fuori in fila, sì, e per questo è stato anche creato un servizio, appunto, un primo servizio che si chiama Ciao Fila, sì, che nei momenti di maggior afflusso un cliente da casa, andando sul nostro sito internet, può decidere in base agli orari che ha a disposizione di verificare quando può usare questo servizio, mm-hmm, e quindi saltare la coda. Ok. Detto che si può prenotare online? Sì, sì, online sul nostro sito. Ok, perfetto. Dopodiché c'è un altro servizio molto utile che si chiama A Tu per Tu, che è proprio, esatto, un personal shopper al servizio del cliente. Sì. Il cliente va sempre sul sito, se è registrato sceglie la fascia oraria che gli interessa e ha a disposizione un'oretta circa, o in alcuni casi decide lui se mezz'ora o un'ora, sì, per poter essere seguito nella sua idea di acquisto, che molte volte può prevedere una cosa, ma poi seguito da una persona che ti coccola in un certo senso durante tutto il tuo percorso, magari può essere un acquisto molto più importante di quello che pensavi prima. Magari anche più di uno. Sì, assolutamente. Okay. Assolutamente. La cosa bella è che proprio questo servizio ci ha dato molte soddisfazioni a proposito. Appunto. Tipo? Infatti, io vorrei capire il valore aggiunto per il negozio con l'implementazione di questi servizi, qual è stato e soprattutto che riscontro avete ottenuto voi? Il valore aggiunto è che abbiamo in un certo senso razionalizzato appunto la presenza del personale pro cliente, nel senso che sappiamo già più o meno quali sono i clienti che si presenteranno e a che, certo, ora si presenteranno. E sai anche magari che cosa vogliono da te. Sì, quando te questa è la cosa già interessante, però allo stesso tempo per la clientela appunto il discorso di sentirsi coccolati, certo, sia dall'ingresso dove ti indirizzano, sia
per il servizio a tu per tu appunto della persona shopper, oppure può essere anche il cliente che va sul nostro sito, fa il click and ritira e sceglie un momento in cui presentarsi e venire a ritirare il suo prodotto. Sì. Lo fa magari anche perché voleva solo avere una persona che gli dava l'ultima indicazione, certo. Spiegazione, oppure magari perché non è al 100% sicuro e poi magari cambierà anche idea. E già, è già un vantaggio per noi perché chiude proprio un cerchio. Assolutamente, ma è corretto se dico che questo permette anche a voi di essere più preparati sul cliente? Assolutamente sì, nel senso che sappiamo cosa sono le intenzioni del cliente e cerchiamo di modellarci sempre più nei suoi confronti, che è quello che deve essere, certo, un negozio, un assolutamente. Retail. Assolutamente. Infatti, parliamo un attimo di consumatore. Lui come li ha percepiti questi servizi? Sono rimasti decisamente molto contenti, sia per quello del ciao fila, sia per la tu per tu, oppure per il discorso del scegliere un orario in cui venire a ritirare il click e ritira. Certo. Cioè, devo dire che è un modo per far sì che il cliente online entri più in negozio. Quindi un'integrazione sempre maggiore tra mondo fisico e mondo virtuale, che è un po' sì. Una prerogativa di Unieuro. Sì, appunto la nostra azienda è un'azienda che fa dell'omnicanalità il suo principale obiettivo e devo dire che questi servizi ci aiutano tanto in tal senso. Dimmi solo un'ultima cosa, Giuseppe, per favore. Il fatto che comunque voi offrite un personal shop, si può definire personal shopper? Sì, ok, assolutamente. Un sì. Personal shopper che l'utenza finale può prenotare online e trovare qua a disposizione in negozio. Vi aiuta a calmierare un po' il fatto che ci si lamenta sempre più spesso che l'utente entra in negozio per chiedere informazioni e poi magari vada ad acquistare online? Di sicuro ci dà una grossa mano, perché il cliente, appunto, sentendosi più coccolato e più invogliato nei suoi acquisti, e a volte torna anche senza bisogno dell'online o del web come diciamo supporto presso il nostro cliente, il nostro negozio. Certo. Devo dire che questo tipo di servizio ci sta aiutando. Okay, poi okay. Ci sarà sempre il cliente che acquista online, diciamo che sul sito di Unieuro va bene. Io spero che lo faccia sul sito di Unieuro, perché appunto sono comunque vendite in negozio e rimangono in famiglia. Assolutamente. Se poi, cioè, quello che vogliamo evitare è che vada da altre parti. Ok, ecco perché è importante offrire al negozio un'assistenza sempre più personalizzata. Grazie del tuo tempo, Giuseppe. Grazie a te, Emanuela. E ci vediamo su The New Retail.